Benvenuti alla 101esima edizione del Giro d'Italia. Siamo arrivati al giorno dopo del turno di riposo del Giro d'Italia e siamo arrivati alla 16ª tappa. Crono, quindi crono da Trento a Rovereto. Una crono individuale con inizio e fine cittadina. Un percorso che ha tratto centrale lungo il fiume Adige, dove si tocca e si parte da Piazza del Duomo di Trento, con alcuni tratti di Pavé, poi si va a toccare Mattarello, Aldeno, Nomi, Piazzo Nogaredo, Isera, dopo si arriva a Rovereto. Una tappa di crono, quindi non ci sono grandi novità perfino in questo momento, ma vedremo che cosa succederà, perché in questo momento stanno per gareggiare proprio i big. Come per adesso c'è Sam Bennett, irlandese, è già partito da più di un bel po', invece Fabbro Aru, anche dalle notizie, come avete sentito, non molla il giro, non si ritira, vuole onorare il Giro d'Italia. Poi in questo momento sta gareggiando e sta per finire la crono Diego Ulissi, compagno di Fabio Aru con la gruppo Emirates, e poi sono 34 km e 200 metri, quindi non sono grandi cose, ma la cosa che vedremo più che altro è la tappa di domani, che sarà la tappa numero 17, da Riva del Garda a Iseo, cioè Francia Corta Stege. È una tappa molto mossa altimetricamente. Nella prima parte è molto costeggiata da attraversamenti cittadini. Nella seconda parte invece si parte da una salita con due gallerie a Molina del Legno, del Ledro, poi Bostega, Lago di Amplia, di Ampola, Sutoro, Gaffaro, Anfo, Festone, si va su a fare un Gran Premio della Montagna in categoria numero 3 di Londrino, si va giù fino a Gradone di Val Trompia, Trompia, e dopo si va su fino a Polaveno. Si torna giù, quindi fino a tutto il primo tratto è tutto collinare. Si andrà giù per Rondegno Saiano, Paderno di Franciacorta, Erbusco, Iseo. Si arriva fino a Cortefranca ed arrivare proprio a Iseo, Francia Corta Stege, dove proprio negli ultimi chilometri si farà un passaggio, primo passaggio sulla linea del traguardo di Iseo per affrontare un circuito finale di ben 23,9 km. Ma negli ultimi chilometri, cioè questo dentro questo circuito molto impegnativo, si andranno ad affrontare dei passaggi belli ma interessanti. Saranno ben 155 i chilometri, e quindi vedremo se sicuramente sarà da tappa da velocisti. Più che altro troveremo sicuramente delle fughe da alcuni corridori. E invece per la 10ª tappa di giovedì sarà molto più interessante, perché sarà un arrivo in finale secca, cioè da Abbiate Grasso a Prato Nevoso. Quindi da lì
si andrà su fine montagna con la fine del Gran Premio della Montagna categoria 1 al 196 km sopra il livello del mare. Quindi sarà molto interessante la tappa anche di giovedì. Ma intanto, in questo momento stiamo vedendo che sta correndo già Rohan Dennis, ex della maglia rosa di quest'anno. Poi sta gareggiando già Chris Froome, vittorioso del Monte Zoncolan, che è stata qui nel Friuli Venezia Giulia. In questo momento la classifica provvisoria è primo adesso non mi ricordo bene, ma in questo momento stanno gareggiando, sta per partire il venezuelano che è sesto in classifica, quindi mancano solo 5 corridori alla fine della crono di partenza ed è il Richard Carapaz. Ma vedremo cosa succederà nei prossimi domani sarà più interessante la tappa di domani, ma vedremo se ci sono novità lo stesso in questi ultimi corridori che stanno per partire. Vi ringrazio per l'ascolto, buon Giro d'Italia a tutti voi, da 101esimo Giro d'Italia è tutto, da Marco di Giro d'Est R1 e Stavradio da Udine, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani, buon Giro d'Italia a tutti voi.